Ok, allora, lezione sulla filosofia dello spirito, in particolare sulla filosofia dello spirito oggettivo. In che momento siamo del sistema hegeliano, della filosofia hegeliana? Siamo nel momento ultimo, possiamo dire, del sistema, che a sua volta, come sappiamo, è diviso in tre parti. Filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito oggettivo, filosofia dello spirito assoluto. Oggi ci concentreremo su questa parte, poi in un'ultima lezione affronteremo lo spirito assoluto, salteremo totalmente la filosofia dello spirito soggettivo. Per quale motivo? Perché l'abbiamo già vista. La filosofia dello spirito soggettivo non fa altro che riprendere i temi della fenomenologia dello spirito, che costituisce una sorta di, appunto, storia dal punto di vista soggettivo dello spirito, l'abbiamo detto. È una storia della coscienza, quindi una storia del soggetto, della coscienza come, tesa come soggetto, nel suo dispiegarsi, diciamo, no? E nel suo comprendersi dialettico fino appunto al sapere assoluto, che abbiamo visto nell'ultima lezione, no? Quando diventa ragione e alla fine di quell'ulteriore processo dialettico della ragione, individualità in sé per sé, cioè ritorna in sé e per sé, ritorna a sé dopo il suo viaggio. È la parte soggettiva della filosofia hegeliana che è già stata affrontata nella fenomenologia. Il sistema, come ricorderete, è fatto di tre parti: logica, natura e filosofia dello spirito. Se la logica e la natura, possiamo dire in passant velocemente, riguardano appunto l'idea nel suo essere assolutamente slegata dal mondo, no? L'idea in sé, come dicemmo all'inizio, vi ricordate quando presentammo il sistema hegeliano. E la natura invece rappresenta l'idea che esce fuori di sé, quindi potremmo dire il mondo ideale e il mondo organico, possiamo dire così, no? Il mondo ideale e il mondo naturale. La filosofia dello spirito racconta il mondo umano invece, è chiaro ragazzi? Cioè l'idea che è passata attraverso la natura e ha creato, possiamo dire, la storia, ha creato il mondo, quindi ha creato l'uomo. È la parte, potremmo dire, umanistica del sistema hegeliano, la filosofia dello spirito. È chiaro ragazzi, fin qui? L'idea in sé era idea astratta, era programma logico che ancora doveva inverarsi. La natura, che è la seconda parte del sistema, è il racconto che Hegel fa del mondo naturale, che pian piano appunto si incontrano con l'idea che esce fuori di sé, la attraversa questa natura, e da questo incontro nasce che cosa? Appunto lo spirito umano, nasce l'uomo, nasce la vita, nasce la storia. E in particolare è sulla storia, infatti, concreta, che ci dobbiamo soffermare oggi, perché la filosofia dello spirito oggettivo, ragazzi, rappresenta il concretizzarsi nelle istituzioni sociali, politiche, dello spirito. È il suo concretizzarsi, storicizzarsi nelle istituzioni politiche, sociali, possiamo dire come dire, nella vita degli uomini. Nella storia, soprattutto attraverso appunto le istituzioni sociali e politiche. E però, come sempre avviene, questo inverarsi nelle istituzioni sociali e politiche, che per Hegel è davvero un passaggio importante perché è il modo in cui Hegel ci fa leggere e comprendere la storia, avviene progressivamente, avviene dialetticamente. Che cos'è lo spirito oggettivo? Quali momenti, diciamo così, lo creano, dialettici, lo definiscono, perché è sempre, ricordate ragazzi, la filosofia di Hegel è sempre dinamica, è sempre un processo, è sempre un qualcosa che è in fieri, non è mai statica, è sempre un processo, come dire, dinamico, in divenire, eh? È sempre una totalità processuale, come abbiamo detto all'inizio. E infatti anche qui c'è un processo, non c'è una situazione già data, statica, ma c'è un processo, lo spirito oggettivo, cioè lo spirito si invera nella storia, si oggettiva attraverso tre momenti: il diritto astratto, la morale e l'eticità. Dobbiamo soffermarci su questi tre momenti importantissimi, perché soprattutto il terzo, l'eticità, darà il là poi alla concezione dello Stato di Hegel. E la concezione dello Stato, ragazzi, noi lo dobbiamo capire bene, poi faremo una lezione in cui la metteremo a confronto con la concezione liberale, con la concezione marxista, faremo più avanti una lezione dove metteremo a confronto la concezione dello Stato in Hegel, la concezione dello Stato in Marx, la concezione dello Stato nei liberali
tipo Kant, tipo Locke, che abbiamo già visto in passato, e capiamo molte cose poi delle diverse tradizioni politiche del Novecento. Capiremo perché in Germania si afferma uno Stato di tipo etico, di tipo, diciamo, diverso da quello liberale democratico occidentale, anglo-americano, perché invece appunto nei paesi di tradizione anglo-americana si afferma uno Stato liberale, e perché in altri luoghi, come per esempio la Russia sovietica, si affermerà una terza idea di Stato che più o meno, diciamo, corrisponderà all'idea, almeno in teoria, marxista dello Stato. Si capisce il mondo, si capisce con i modelli politici, si capisce come nel Novecento queste tradizioni filosofico-politiche hanno determinato davvero la storia degli Stati, spesso anche tragica. Quindi è molto importante l'eticità, perché veramente qui Hegel si occupa di storia, cercherà di leggere la storia, in particolare del popolo tedesco, lo spirito dei popoli, cercherà di spiegarci come dal suo punto di vista ogni popolo è legato ad uno spirito, cioè vive, si sviluppa, si dà, si realizza in un contesto spirituale ben preciso, potremmo dire tradizionale, spirituale, dei costumi ben preciso. Questo però lo vedremo la prossima volta, che è l'eticità con precisione, diciamo, la vedremo la prossima volta. Oggi vediamo i tre momenti della filosofia dello spirito oggettivo. Sono molto interessanti, seguitemi bene. Come sempre siamo nella dialettica. Cos'è il diritto astratto? Badate bene, il discorso hegeliano è sempre teso ad una sintesi, quindi tutto quello che sta dicendo adesso del diritto astratto e della morale, tenete presente che è funzionale a quello che poi dirà per l'eticità. È funzionale a definire che cos'è l'eticità, che come già immaginerete, visto che sapete cos'è la dialettica, sarà la sintesi dei primi due momenti, della tesi e dell'antitesi. Cos'è il diritto astratto? Ragazzi, il diritto astratto è il processo di formazione della legge, della norma, della regola, intesa non in senso preciso della storico, contingente, cioè la legge dello Stato in cui vive Hegel, la legge in assoluto. La legge, ragazzi, nella storia universale. Hegel la chiama diritto astratto. Perché astratto? Perché appunto non è concreto, non è che riguarda solo un caso o solo un popolo o solo un uomo, ma riguarda tutti, no? L'idea dell'astrazione è la parola astratto, la definizione, l'attributo, diciamo così, astratto, definisce la, come possiamo dire, validità per tutti del diritto o del processo di formazione del diritto, della legge che lui sta per descriverci. Come si forma il diritto astratto nella storia dei popoli, nella storia universale? Usiamo questo termine poi hegeliano, storia universale. Si forma attraverso alcuni momenti. Sapete quali sono? Sono i seguenti, poi ve li spiego uno a uno, precisamente, uno per uno. La proprietà, il contratto, il diritto e il torto. Il diritto e il torto. C'è la questione, diciamo, del torto e della ragione, potremmo dire così, no? Il diritto e il torto. Proprietà, contratto, diritto e torto. Cosa vuol dire? O giusto e sbagliato? Ditela come volete. Come l'idea, diciamo, che esiste una cosa giusta, come dire, tutelata dal diritto, è un torto. Cioè il rispetto del diritto e il torto, è la trasgressione, no? Del diritto, della legge. Cosa vuol dire? Sembra complicato, ma non lo è per nulla. Seguitemi bene. E la proprietà? Perché Hegel dice il diritto comincia a formarsi quando emerge nella storia della umanità la questione della proprietà? È semplice. È semplice. Io facciamo l'esempio dell'uomo primitivo, di un uomo, diciamo, nella notte dei tempi, un uomo ancestrale, l'uomo che vive, comincia a vivere in rapporto alle cose, comincia ad appropriarsene, ad appropriarsi delle cose per utilizzarle, no? La proprietà è un passaggio importantissimo della formazione, diciamo, dell'umanità. Chiaro, ragazzi? Il rapporto dell'uomo con le cose inizia ad essere un rapporto di proprietà ad un certo punto. Io mi approprio delle cose, uso un determinato campo, una determinata terra, me ne approprio, lavoro, come diceva Locke, no? Qua è un po', diciamo, Hegel sta ripercorrendo la storia del diritto di proprietà. Io lavoro una determinata terra, me ne approprio, è la mia.
uso un determinato oggetto e quello diventa mio attraverso il fatto che io ne faccio un determinato utilizzo, o la terra attraverso il fatto che io la lavoro. La proprietà si forma attraverso appunto il rapporto di lavoro, la relazione che l'uomo, come dire, costruisce, definisce con la cosa, con l'oggetto. Se vogliamo appunto individuare un atto di nascita, no? Del diritto di proprietà, della pretesa di avere, possedere delle proprietà, sta in questo, no? Nell'incontro con un'entità, diciamo, oggettivo, un bene, una terra, un qualsiasi altro oggetto di cui io mi approprio. Ma quando gli uomini cominciano ad appropriarsi tutti di beni e di proprietà, cominciano a sentire l'esigenza, ragazzi, di fare che cosa? Dice che di regolarla, la proprietà, per stabilire quando io posso usufruire di questo o di questo, quando ne può usufruire lui, quali sono le condizioni che rendono possibile il fatto che lui possa usufruire di una determinata proprietà. Se io ho una proprietà, devo, come dire, stipulare un contratto, devo stipulare delle regole, delle norme che stabiliscono, definiscono il modo, le forme in cui io posso usare quel determinato oggetto, le forme, il modo che definisco il fatto che io sono proprietario e se lui o lui può accedere a quella proprietà o come può accedere a quella proprietà. Ad esempio, se lui vuole comprare una mia proprietà, dovremmo stipulare un contratto per definire il modo in cui io cedo a lui la proprietà, la mia proprietà. O semplicemente se può, se non voglio cedere, può usufruirne magari con dei contratti d'affitto. Avete capito, ragazzi? Cioè, quando si aggiunge nella storia dell'umanità, dice Hegel, al rapporto con le cose, si diventa proprietari di queste. Ma non basta questo. Gli uomini organizzano una serie di, come dire, contratti, stipulano un'infinita serie di, come dire, regolamenti e di contratti per stabilire il rapporto che si hanno con le cose. Il rapporto che si hanno con le cose e poi con gli altri che a loro volta hanno delle cose, sono proprietari di cose. Diciamo cose per restare nel vano, nel generico, ok? Quindi il diritto astratto è il processo in cui si forma appunto la legge in senso astratto, cioè nel senso, diciamo, più largo, esteso possibile. Non vuole Hegel parlare di, come dire, qualcosa di contingente, di individuale, ma appunto di astratto, non legato a una condizione, diciamo, del singolo. E questo si forma con la proprietà, con il contratto e, di conseguenza, quando c'è un contratto, cioè ci sono delle regole scritte, l'ulteriore, diciamo, passaggio è quello del diritto e del torto, dice Hegel. Cioè, quando si forma un contratto, si stabiliscono anche delle regole di validità di quel contratto che non possono essere, diciamo, come dire, dei limiti che non possono essere superati, delle regole che non possono essere trasgredite, che devono essere rispettate. Nel momento, ragazzi, in cui è stato regolamentato questo rapporto fra gli uomini, chi non lo rispetta, non rispetta questa regolamentazione, compie un torto. Che cosa succede quando, dice Hegel, si commette appunto un reato e quindi si commette un torto, si fa un torto a qualcuno? Succede una cosa molto semplice, che scatta, che cosa, ragazzi? Cosa scatta quando io commetto un reato, una piccola irregolarità e non rispetto una determinata regola che definisce un rapporto, per esempio, fra me e loro, fra me e lui, fra me e lui? Cosa succede quando qualcuno, dopo aver scritto un contratto e stipulato delle regole, non le rispetta? Quello fa un torto appunto a quell'altro o agli altri, se parliamo di più persone, e c'è una sanzione, una pena, brava, una pena. La pena, secondo Hegel, è un elemento decisivo per il passaggio da che cosa, ragazzi? Da una concezione solo astratta del diritto. Ragazzi, attenzione, questo è molto bello. Qui Hegel è davvero un gigante, eh? Qui davvero un gigante del pensiero. Ragazzi, la pena è fondamentale, secondo Hegel, per passare dal piano del diritto astratto, cioè della, come dire, asettica, amorfa, quasi inumana concezione del diritto, appunto astratto, no? Proprio l'idea che non è degli individui, ma è qualcosa di aleatorio, astratto, lontano. Bene, da questa idea, ragazzi, attraverso la pena si passa ad una, come dire, considerazione morale della legge.
ad una lettura non più astratta, ragazzi, ma individuale, concreta, potremmo dire quasi intima, soggettiva della legge. È la pena, il torto, quando viene meno il patto, che l'uomo comincia, come possiamo dire, a ragionare sulla questione di che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, di che cosa è un torto. Comincia a comprendere cos'è un torto, quindi che cosa è il bene e che cosa è il male, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. È la dimensione della moralità, ragazzi, che dà concretezza a quello che prima era solo diritto astratto, dice Hegel. E qui è bellissimo. E come avviene questo passaggio alla moralità? Quando appunto c'è un torto e chi lo ha subito, o anche chi lo ha commesso, dice Hegel, se, subendo la pena, si rende conto che ha fatto il male, che ha sbagliato, che non ha agito bene. E qui veniamo a una parola magica, bene, che è la parola delle parole, o no, ragazzi, della morale. La morale è agire per il bene, è vero o no? È agire per il bene. Agire conformando, diciamo, al bene, la nostra volontà. E infatti siamo al secondo momento. Al momento del diritto astratto segue dunque il momento della morale, che al primo momento è dialetticamente opposto. Ok, ragazzi? Qui c'è un primo passaggio dialettico. Dalla tesi del diritto astratto, processo di formazione delle norme assolutamente astratto e ancora, possiamo dire, poco concreto, alla concretezza della morale. Che cos'è la morale? È appunto la ricerca, prima il pensiero e poi l'azione volta, diciamo, volto al bene. Ma per, come possiamo dire, comprendere, no, il significato della morale, dobbiamo sempre guardare al diritto, perché abbiamo detto che è dialetticamente introdotto dalla questione del torto, il problema della morale, ok? Quindi è attraverso la morale che noi diamo concretezza e capiamo davvero che cos'è il diritto astratto, che cos'è la legge, ok? Quando è giusta, quando è sbagliata. È nel momento del torto che noi sentiamo questo tipo di, come possiamo dire, abbiamo la capacità di sentire la differenza fra il giusto e ciò che non lo è. Ok, ragazzi? La moralità, così come il diritto astratto, si suddivide in vari momenti. Qui Hegel sta, come dire, antiteticamente rispetto alla tesi del diritto astratto, che abbiamo detto è la legge astratta, parlando di qualcosa di concreto e di individuale, di concreto. Prima c'è l'astratto e poi c'è il concreto. In Hegel è sempre così. Prima c'è l'idea in sé, l'idea del diritto in sé, adesso c'è la morale, cioè c'è l'azione umana. C'è l'azione umana, non c'è la legge astratta, ma c'è l'uomo in carne ed ossa che agisce e cerca di agire per il bene. E scoprendo, diciamo, questa dimensione morale, si comprende anche appunto la funzione del diritto, che regola appunto e stabilisce quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quali sono i momenti della moralità? Ragazzi, seguitemi bene, che è molto delicato questo punto. Sono tre ancora. Intenzione. Cos'è l'intenzione? Io intendo comportarmi correttamente. Io, Pangallo, intendo portare, ho l'intenzione di portare sempre nei tempi giusti le verifiche che occorrono. Facciamo un esempio, va così. È la mia intenzione, è un'intenzione morale. Perché? Perché è giusto. È giusto? È un proponimento, è un'intenzione che si trasforma in un proponimento. Non mi sta obbligando nessuno, non mi sta obbligando una norma, anche se dopo lo faremo in caso, è possibile che io lo faccia perché sono obbligato e sono condizionato da qualcosa, in questo caso non da una norma scritta, ma che, perché questa è una legge non scritta, ma dal fatto che mi sento in dovere di farlo, perché magari, non so, uno, un collega mi ha visto che avevo già le verifiche, allora si può pensare, magari qualcuno potrebbe pensare che io le ho dimenticate, insomma c'è tutta una serie di casi che possiamo fare. Comunque, lasciamo stare però i condizionamenti che mi potrebbero spingere ad agire per il bene, ad agire correttamente. Facciamo solo il caso che io abbia questa intenzione, perché ritengo che sia giusto così.
Intenzione, proponimento, secondo momento della morale. Ho l'intenzione di farlo, mi propongo di farlo. Prima ho l'intenzione, come dire, vaga di farlo. Poi mi propongo, cioè mi organizzo per farlo. Mi organizzo per farlo. Quindi magari correggo in tempo le verifiche, facciamo sempre l'esempio delle verifiche, per portarle in tempo. È il proponimento. Prima avevo l'intenzione, poi adesso il proponimento. Il proponimento poi è seguito da che cosa? Dall'azione. Io mi propongo di farlo, ho l'intenzione di farlo, mi propongo di farlo e lo faccio. Altro esempio di moralità. Trovo un portafoglio per strada con 100 euro. Immediatamente la mia intenzione qual è? Quella di restituirlo al proprietario. Mi propongo di farlo, mi metto in azione e lo porto alla polizia, ai carabinieri, quindi, insomma, qualcuno che può recapitarlo poi al legittimo proprietario. L'ho fatto perché? Perché ho sentito che quella era la cosa giusta. Non l'ho fatto perché c'è una legge. Non l'ho fatto perché c'è una norma. Non l'ho fatto perché c'è una telecamera che mi ha ripreso. Non c'è nessuna telecamera quando trovo questo portafoglio qui sotto. Non mi vede nessuno. Posso benissimo prendermelo e mettermi 100 euro in tasca. Non lo faccio. Perché? Perché ritengo che il bene, che ciò che è corretto, che la cosa giusta da fare, sia quella di restituirlo. Sto agendo seguendo una mia intenzione, un mio proponimento e mettendo in atto una mia azione morale senza alcun, diciamo, condizionamento della legge, del diritto. Nessuno mi sta obbligando a farlo. Non sono obbligato a farlo, ma voglio farlo perché sento di doverlo fare. Kant. Sono libero in quel momento. Quando trovo 100 euro per strada, sono libero. Decido io, senza nessuno, come dire, nessun condizionamento, di portare alla polizia quel portafoglio. Non c'è nessuno che mi condiziona, non c'è una telecamera, nessuno mi ha visto, sono libero. Potrei intascarmi sbagliando, commettendo, diciamo, facendo un'azione assolutamente esecrabile, non lo faccio. Sento che è giusto, che il mio dovere è agire in quell'altro modo. Quindi ho un'intenzione, un proponimento, un'azione morale. Bene. La morale è questa. È quella kantiana, possiamo dire così, descritta da Hegel. Quella che Hegel sta descrivendo, la morale kantiana. Che cosa ha questa morale di positivo e che cosa ha di, secondo Hegel almeno, non dico di negativo, ma di incompleto? L'aspetto positivo è che ovviamente la morale è, come dire, l'intenzione, il proponimento, l'azione del bene, volta al bene. Quindi ha di, come dire, importante, di nobile, di grande, il fatto che essa, diciamo, prescrive, no? Dei comportamenti liberi che avvengono, diciamo, che l'uomo, diciamo, mette in atto in totale libertà e volti al bene. È il bene gratuito, potremmo dire così. È la tendenza gratuita, non condizionata, non obbligata da alcunché, di fare il bene. La tendenza a fare il bene, agire, comportarsi bene. Noi ci comportiamo bene. Quando ci comportiamo bene siamo entità morali. Siamo donne e uomini morali. Quando sentiamo il dovere morale kantiano. Bene, Hegel dice... Il limite di questa concezione della morale è che appunto è qualcosa legato alla sua forma interna e non ha nessuna, invece, come dire, nessun contenuto esterno. Cosa vuole dire Hegel qui, ragazzi? Qua è geniale Hegel. Che la morale, che è una cosa bellissima, resta intenzione, proponimento, azione individuale e invece, come dire, manca di una sua dimensione invece collettiva, manca di una sua, diciamo, dimensione, la vogliamo dire la parola, legislativa, di diritto. Hegel ci sta dicendo che è vero che il diritto è troppo astratto, ma il diritto, diciamo, con